prendere. Allora tu dici di prendere e poi riprendere anche che il microfono è questo qua, quindi tutto quello che tu dici io per esempio arriva. Ok, va bene. No, loro prenderanno probabilmente il volume, lo prendono dalla dalla mille cose che se sembra, ma più che altro era la borsa, perché le bandiere è la borsa, no? Di solito gli abitanti stasera non ce li avevo. Thank you.
sapere che questa porta che è stata varcata ancora e ancora sia aperta per sempre, Signore. Che questo nostro perderci nel tuo amore non sia una condizione di un tempo, ma sia la nostra storia, il nostro tempo. Noi ti ringraziamo perché accogli la nostra preghiera. Benedetto tu sei, lode e gloria a te. Lode. Voglio che tu
sa che Dio non interviene nella tua vita semplicemente perché la tua fede è perfetta o perché è dottrinalmente o teologicamente giusta. Lui interviene nella tua vita perché lui ti ama, lui è tuo padre e lui si prenderà sempre cura di te. Amen. Quindi non avere paura di dimostrare a lui le tue debolezze, non avere paura di dimostrare che hai paura o che stai soffrendo, che non stai, ti vuoi disperare, vuoi scippare i piedi, non avere paura o vergogna per questo. Lui conosce le tue sofferenze, lui sa esattamente quello che stai vivendo. Questa parola è per ognuno di noi stasera, ma per qualcuno in maniera particolare che ha bisogno proprio di questa freccia da parte di Dio che arrivi al suo cuore. Seconda Cronache, capitolo 20, è un episodio molto conosciuto per chi legge, o abituato a leggere la scrittura, ed è l'episodio di Giosafat, la parte di Giosafat. Non so se vi dice qualcosa. Il capitolo è lungo, non lo leggeremo tutto, però abbiamo bisogno di leggere qualcosa per comprendere qual era la situazione che stavano vivendo. È scritto così: dopo queste cose avvenne che i figli di Moab, i figli di Ammon e altri con loro assieme gli Ammoniti vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Giosafat. Giosafat era il re di Israele. Una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare dalla Siria, ed ecco, essi sono in Hazzon Tamar, che è in piedi. Allora già Giosafat ebbe dai, esorcizziamo questa parola stasera. Giosafat ebbe paura. Non avere paura di pronunciare questa parola. Ci anche la preghiera. No, non ti preoccupare. Non è magia, non è superstizione. Con Dio non esistono queste cose. Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Scusa, avevamo detto che era il re di Israele, e Giosafat era il re di Giuda. Così quelli di Giuda si radunarono per cercare aiuto all'Eterno, e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Quindi Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nella casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo e disse: o Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio che è nel cielo? Sì, tu domini su tutti i regni delle nazioni e nelle tue mani sono la forza, la potenza, e non c'è nessuno che ti possa resistere. Non sei stato tu il nostro Dio che ha scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: se dovesse venire su di loro una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste, la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo tempio, davanti a te, perché il tuo nome è in questo tempio, e noi grideremo a te dalla nostra avversità, e tu ci ascolterai e ci verrai in aiuto. Ed ora ecco, i figli di Ammon, di Moab e quelli del monte Seir, nel cui territorio non permettesse a Israele di entrare quando essi uscivano dal paese d'Egitto, essi perciò si tengono la loro volontà e non li distrussero. Ora ecco, essi ci ricompensano venendo a scacciarci dalla tua volontà che ci hai dato da possedere. Oh Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro? Poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi, non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Voglio rileggere queste ultime parole. Noi siamo senza forza davanti a questa moltitudine, grande moltitudine che viene contro di noi, e non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Non è vergogna dichiarare la propria debolezza. Ebrei 4:15 dice: noi non abbiamo un gran sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa senza però commettere peccato, ed ecco perché può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Non è vergogna
dichiarare la propria debolezza e dichiarare la propria incapacità di fronte al problema immane che si sta presentando nella nostra vita. Forse nessuno di noi è stato preparato per affrontare certi problemi, ma una cosa è certa: Dio non permetterà mai che un peso vada al di là delle forze tue. Amen. Dio non permetterà che ci sia un peso nella tua vita che tu non possa sopportare. Dio non lo permetterà. E dice qua: noi siamo senza forza davanti a questa moltitudine che viene contro di noi e noi non sappiamo cosa fare. Una cosa solo possiamo fare: i nostri occhi sono su di te. Signore, abbiamo paura, siamo senza forza e non sappiamo cosa fare. Ti sei mai capitato in una situazione? Sei mai trovato in una condizione del genere? E ti sei mai capitato a trovarti in una condizione del genere dove, nonostante stai vivendo certe difficoltà, qualcuno si è permesso di giudicare la tua vita? Ti è mai capitato di avere accanto degli amici come quelli di Giobbe? Degli amici che nel momento della difficoltà vengono detti, dicono: se ti sta succedendo questa cosa è perché probabilmente hai commesso qualche peccato. E sono quelli che hanno il ministero, io li chiamo quelli che hanno il ministero dello sviluppo. Dello sviluppo, il ministero della distruzione, cioè non vengono per edificare la tua vita, cioè l'ultima pietra che vedono la devono per forza demolire, hanno il ministero della demolizione. Così si dice. Sono quelle persone che pensano di parlarti da parte di Dio e ti stanno distruggendo la vita. E dici: scusami, ma perché sei venuto? Pensavo che portavate aiuto. Signore, abbiamo paura, siamo senza forze e non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. La cosa bella di questa situazione è che Giosafat, nel momento in cui venne a sapere di questo nemico che stava avanzando, di questi nemici che stavano avanzando, e vi garantisco che erano veramente tanti, lui cominciò a proclamare un digiuno su tutto il Giuda, e da tutte le parti del paese vennero per cercare la faccia di Dio. Guardate che cosa è successo. Versetto 13. Ora tutti gli uomini di Giuda con i loro bambini e le loro mogli e i loro figli stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'Eterno investì Yaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Eliel, figlio di Mattania, un levita dei figli di Asaf. E questo disse: ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così gli dice l'Eterno: non temete e non sgomentatevi al motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra ma di Dio. Amen. Domani scendete contro di loro ed ecco, essi saliranno per la salita di Ziz e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel. Non sarete voi a combattere questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non sgomentatevi. Domani uscite contro di loro perché l'Eterno è con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti all'Eterno e lo adorarono. Poi le viti dei figli dei Chiratiti e dei figli dei Coraiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno di Dio di Israele. E la mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio e sarete salvi, credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi, dopo essersi consigliato con il popolo,
stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità mentre camminavano davanti all'esercito, davanti all'esercito, e dicevano: celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in eterno. E quando essi cominciarono a cantare, a lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del monte Seir per votare lo sterminio e distruggerli, e quando li ebbero annientati, gli abitanti di Seir si aiutarono a distruggersi a vicenda. Così quando quelli di Giuda giunsero sull'altura da cui si poteva osservare il deserto, si volsero verso la moltitudine ed ecco, non c'erano che cadaveri distesi per terra, nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a portare via le loro spoglie. Tra di loro trovarono una grande quantità di ricchezze sui loro cadaveri, di oggetti preziosi, ne presero per sé più di quanto ne potrebbero portare e impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era copioso. Non voglio entrare in alcuni dettagli stasera, ma voglio spiegare un principio fondamentale. Ciò che fa la differenza non è la tua capacità, non sono i soldi che hai, non sono le amicizie che tieni, non è lo stato sociale nel quale tu vivi. La battaglia dipende da Dio e l'esito della battaglia dipende solo ed esclusivamente da tuo papà. Amen. Quale fu la straordinaria strategia di Giosafat? Ispirato da Dio attraverso il suo profeta? Fu questa: stanno venendo contro di voi in grande quantità. È una quantità di persone, è un esercito, sono eserciti così grandi che voi non potete affrontare. Matematicamente non è possibile affrontarli perché vi sommergono di quantità. In quanto a quantità di uomini, di armi e di spiegamento di forze belliche, non c'è possibilità di uscirne vivi. L'unica cosa che potete fare è stare fermi e lodare Dio. E avere fede che Dio si prenderà cura di questa battaglia. E voglio dire stasera, in maniera profetica, a quanti stanno vivendo delle battaglie, smettila di farti la tua giustizia da solo, con le tue forze, smettila di cercare la vendetta sulle persone che stanno cercando di farti del male, perché l'unica soluzione che tu ne avrai per uscirne vivo, per uscirne vittorioso, sarà quello di lodare Dio giorno e notte, perché Lui è buono e la sua benignità dura in te. Ma come dice Gesù nel sermone sul monte, quello sarà il tuo premio. Ma quello sarà il tuo premio, ma non avrà Dio nessuna gloria da quello che tu farai. Potrai avere una vittoria basata sulle tue forze, sulle tue capacità, la tua capacità di fargliela pagare, la tua capacità di dimostrare la tua giustizia, la tua capacità di fare in modo che il tuo nome non venga infangato, ma quello sarà solo il tuo premio. Ma Dio vuole darti molto di più, perché il tuo nemico non è fatto di carne e ossa. Per quanto difficile possa essere da comprendere questo principio, il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E qui tu non puoi più avere paura nel momento in cui comprendi che Dio è dalla tua parte e non permetterà che questa situazione vada al di là delle tue capacità di sopportare. Amen? Dio ti sta chiedendo semplicemente di avere fiducia in Lui. Dio ti sta chiedendo di rimanere fermo, e vorrei soffermarmi un attimo su questa parola che disse Giosafat. Guardate qua. Quello che disse il profeta, il versetto 17.
non sarete voi a combattere questa battaglia. Amen. Non sarete voi a combattere questa battaglia. Amen. Non sarai tu. Dio non vuole che tu combatti questa battaglia, perché ti può portare grande danno. Non parlo fisicamente, non parlo economicamente, il che è anche possibile, ma parliamo di un imbruttire il cuore. E la Bibbia ci insegna un principio fondamentale: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso scorgono le sorgenti. Quando tu vuoi la tua vendetta, vuoi assolutamente affermare la tua giustizia, tu stai mettendo il tuo cuore in pasto agli squali. E stai dando la tua anima in pasto ai lupi, che la sbraneranno e uscirai sanguinante. E ne uscirai con un cuore pieno di ferite. Un cuore che si diventerà arido, diventerà cinico, diventerà sospettoso, si imbruttirà e non riuscirà più ad avere quel rapporto sereno, bello, tranquillo, limpido con il tuo Padre Celeste, perché dovrai sempre guardarti le spalle, perché dovrai sempre rispondere, perché la vittoria che otterrai con le tue forze la dovrai mantenere con le tue forze, ma la vittoria che Dio ti dà è una vittoria che Lui manterrà. Allora c'è il versetto 17, una parola bellissima: non sarete voi a combattere questa battaglia, quindi prendete posizione, quindi state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. State fermi, prendete posizione, la battaglia non è vostra. E che tipo di posizione dobbiamo prendere? Quello di cui sta parlando Dio è: prendi una posizione dentro di te. È dentro di te, è dentro di noi che dobbiamo prendere posizione. Signore, abbiamo paura, siamo senza forza e non sappiamo cosa fare, ma una cosa sola posso fare: posso mettere i miei occhi su di te, posso prendere la mia posizione nella presenza di Dio e dichiarare: ogni cosa è possibile a chi crede. E io uscirò domani in battaglia, ma non userò una spada, userò le lodi, che sono come una spada dello Spirito che fa la differenza. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Se tu vorrai fare la tua vendetta e ottenere la tua giustizia, non avrai più tempo per lodare. Se invece permetterai a Dio di essere Dio veramente nella tua vita, la tua bocca sarà solo impegnata a ringraziarlo, a lodarlo, ad innalzarlo, e una cosa succederà: vedrai i tuoi nemici sconfitti, e non solo avrai la vittoria, ma tirerà fuori un bottino per la tua vita. Amen. Questo è il soprannaturale, questa è la benedizione che Dio ci dà quando noi abbiamo la forza e il coraggio di fidarci di Lui. Non solo ci dà la vittoria, ma ci darà dei favori divini straordinari, inaspettati nella nostra vita. Può Dio fare una cosa del genere? Può Dio fare una cosa del genere? Quante testimonianze, quanti miracoli abbiamo visto, quante opere meravigliose da parte di Dio. Quante, alleluia, quante guarigioni, miracoli, provvidenza e segni e prodigi strepitosi che Dio ha fatto. E cosa fa Dio? Non cambia. Cosa fa Dio? Rimane sempre lo stesso e ti chiede di avere fiducia in Lui. Questa sera prendi posizione dentro di te. Questa sera decidi di benedire i tuoi nemici. Questa è la posizione che devi prendere. Prendi posizione e rimanete fermi. Dice: prendete posizione e rimanete fermi, e voi vedrete la liberazione che Dio vi dà. Certo, ci sono delle cose pratiche che ognuno di noi è chiamato a fare, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
E ciò che fa la differenza è sempre l'attitudine del nostro cuore. Ciò che fa la differenza è sempre la motivazione con la quale noi facciamo le cose. Non ho molto da dire stasera, perché sento di non dire molto. Però questa sera è una parola che va a curare la tua paura. Hai paura? Non avere vergogna, però sappi che Dio è dalla tua parte. Dio è con te, Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. C'è quella malattia che non se ne può andare, rimani fermo, rimani stabile, Dio si sta prendendo cura di te. C'è quella situazione economica, quella situazione al lavoro che ancora non si è sistemata, rimani fermo, rimani stabile. Fai tutto ciò che è in tuo potere fare, cioè fai tutto ciò che è umanamente possibile, senza cercare di prendere il posto di Dio, senza metterti al posto di Dio giudicando le persone. C'è qualcuno che ti sta creando dei problemi? Io non so perché lo sta facendo, forse ha ragione, forse no, ma non è questo il problema. In questo momento non puoi metterti nei panni di Dio e giudicare le persone. Il nostro compito non è giudicare, il nostro compito è amare le persone. Guardate in Matteo al capitolo 5 e concludiamo con questo. Versetto 43. Matteo 5, 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, c'è qualcuno che lo diceva, c'è qualcuno che sta, vorrei che questa parola non fosse mai stata iscritta nella Bibbia, ma non si può strappare qualche pagina della Bibbia, non si può cancellare qualche riga, no? Queste sono le parole di Gesù e le parole di Gesù sono spirito e vita. Amen? Dobbiamo comprendere quello che Gesù dice. Voi avete udito che fu detto al tuo prossimo e odio il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano. Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguito. Qualcuno prende la Bibbia, ma ce ne vediamo mai. Questa sera abbiamo concluso. Come si fa? Ma non finisce qui, perché Gesù dà una motivazione. Guardate qui l'ultimo passaggio del verso 44. Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché, ognuno dica affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sui giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che dice: si può essere perfetti? Dai, onestamente, si può essere perfetti? Daniele, si può essere? Si può essere perfetti? Si può essere? Dani, si può essere perfetti? Di quale perfezione sta parlando qui Gesù? Sapete, noi non potremo mai essere perfetti nel nostro carattere. Su questo non ci sono dubbi. Nel nostro carattere non potremo mai essere perfetti, ma potremo essere perfetti nel nostro cuore. Se riusciamo ad amare come Padre nostro.
voglio farti notare una cosa, che quando Gesù dice al versetto 44 amate i vostri nemici, la domanda è perché? A me basterebbe non considerarli, sarebbe la cosa migliore. Guarda, non lo odio, ma neanche lo amo, proprio indifferenza totale. E se lo guardo la sera, guarda, lo so, è come se non ci fossi. A noi farebbe piacere che se Gesù dicesse una cosa del genere, no? Hai i tuoi nemici davanti? Frega, ignorali. No, Gesù dice Signore, ma non ti vuoi fare per fare tu? Per forza devi intervenire. Benedite coloro che vi maledicono. Ma se io ho qualcuno che mi maledice, ma ci permetti che io mi stia lontano e manco le considero? No! Leader, se c'è qualcuno che ti sta facendo del male, ma chi c'è a fare bene? Ma io cambio città, cambio indirizzo, cambio schiera, lo cancello da Facebook, da WhatsApp, da fuoco. No, io dice, Gesù dice fatemi bene. C'è qualcuno che mi sta perseguitando, pregate da lui. Voglio farvi notare una cosa, e spero tanto che questa sera questa possa essere proprio una vibrazione, come lo stato facendo. Gesù non dice c'è qualcuno che ti sta maledicendo, fai pregare per te. C'è qualcuno che ti sta facendo del male, chiedi alla Chiesa di pregare. Sul fatto che Gesù non dice mai alle persone che soffrono mischini, povero, chiedi preghiere. È chiaro che lui sta accanto a chi è afflitto, l'insensato, sta parlando tutto, lui è accanto a chi veramente sta soffrendo, o accanto a chi gli cade il cellulare. Ma Gesù sta dicendo una cosa, c'è qualcuno che ti sta maledicendo? Benedicito, sai perché? Perché il problema non è tuo, il problema è suo. C'è qualcuno che ti sta facendo del male, fagli del bene, perché il problema non è tuo, è suo. Ma come mi stanno facendo del male, mi stanno maledicendo, mi stanno perseguitando e il problema non è mio. Nell'ottica di Dio è questa la migliore vendetta, è l'amore, è cadere il silenzio, nessuno mi segue. Qual è la, abbiamo parlato di seconda cronaca di nemici, abbiamo detto i nostri nemici non sono fatti di carne ed ossa, ok? Il nostro combattimento è contro principati, potestà, forze spirituali, la malvagità, il potere di questo mondo di tenebre, lo sappiamo. Ma noi siamo fatti di carne e di tanto in tanto ci verrebbe voglia di reagire. E qualche carezza con una mano chiusa la vorremmo fare di tanto in tanto. È vero o no? O dimostrare i nostri muscoli dal punto di vista legale, dal punto di vista economico, dal punto di vista emotivo, da tutti i punti di vista. Ma Dio dice, se c'è qualcuno che ti sta maledicendo, il problema non è tuo, lo devi benedire perché il problema è suo e lui ha un grande problema. Perché chi maledice attira maledizione. Perché morte e vita sono importanti.
L'unico modo come il diavolo riuscirà ad avere breccia nella nostra vita, l'unico modo, l'unico, in assoluto, è quando noi sbagliamo nel nostro modo di parlare. E nel nostro cuore abbiamo rancore verso qualcuno. Il nemico non ha autorità nella nostra vita, se non quella che noi gli diamo. Stai avendo delle difficoltà, stai avendo dei problemi, sei, non sai cosa fare, non sai come affrontare questa situazione, l'unica cosa è rimanere fermo nella tua posizione sapendo che Lui si sta prendendo cura di te. Ma nel frattempo, a parte la lode che noi dobbiamo dare al nostro Dio sapendo che Egli si prende cura di noi, qual è il nostro modo di relazionarci con le persone che ci stanno facendo del male? Non è facile. Non è facile. Per niente. Non è facile. Però è possibile. Per favore, pensi in questo momento, anche se so che ti sto chiedendo una cosa brutta e difficile, pensa in questo momento a qualcuno che ti sta facendo del male. E sicuramente la tua mente va immediatamente a fare, prendere il file e aprirlo. Hai mai pensato di cominciare a benedire con tutto il tuo cuore la persona che ti sta maledicendo? Non è facile. Non è facile. Però è possibile. Questa è la posizione ferma del cuore dove tu vedrai Dio all'opera nella tua vita. Perché quando tu decidi con tutto il tuo cuore di prendere questa posizione, tu stai dichiarando a Dio: da oggi in poi questa causa non è più la mia, ma diventa la tua. Tu sei il mio giudice, sei il mio avvocato, e da oggi in poi questa causa prima di tutto nelle tue mani. E non me ne voglio preoccupare più. Farò solo quello che dovrò fare. Ci sono degli aspetti legali da svolgere, li farò, non è un problema. Degli aspetti normali di vita quotidiana, li farò, non è un problema. Ma io voglio prendere una posizione nel mio cuore. Perché prendendo una posizione nel mio cuore, io sto dicendo a Dio: sei tu che entri in campo per me. Sei tu che prendi in mano questa causa, sei tu che la porti avanti e sarai tu a risolverla. Io non voglio la distruzione del mio nemico. Io non voglio la distruzione del mio nemico, io non voglio il suo male, anzi, a volte la giustizia di Dio è proprio questa, che Lui, gradendo le vie dell'uomo, dicendo nel libro dei Proverbi, Lui lo fa riconciliare con il suo nemico. Questi sono i miracoli. Amen. Può Dio farti riconciliare con il tuo nemico? Questa è la vera giustizia di Dio. Non che i nostri nemici vengano distrutti, ma sapendo che la nostra causa è nelle sue mani, e sapendo anche che le persone che ci stanno facendo del male, alla fine potranno anche essere benedette. Alla fine pregheremo. Una cosa è certa, si sono svegliati tutti, se c'era qualcuno che dormiva si sveglia. Rimanete fermi affinché, dice, voi possiate vedere la liberazione. Non avere paura e non avere vergogna di dimostrare la tua paura. Ma Dio si prenderà cura di te e colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. A volte ci sono situazioni in cui noi non capiamo come Dio. In questi giorni ho raccontato la testimonianza, poi concludo. Mi sono trovato a fare l'inaugurazione di un grandissimo locale, una grandissima gelateria in un paesino di Palermo, si chiama Bagheria. E in questi mesi di preparazione c'erano questi teli che ostruivano chiaramente la vita.
la visuale, perché non si faceva, non si fa vedere, ci sono dei lavori in corso. E quando abbiamo fatto l'inaugurazione ho visto che c'erano questi video meravigliosi, grandissimi, questi televisori messi nella parete all'interno di questo locale straordinario, e si vedeva le immagini chiaramente velocizzate di questi operai che letteralmente avevano smontato, avevano buttato giù tutto quello che era all'interno, e a poco si vedevano questi operai che costruivano, e per far vedere il processo di edificazione, il processo dei lavori. E mentre stavo parlando con lui l'altro giorno, con il titolare, mi sono ricordato di quando io tante volte, passando davanti a quella gelateria enorme, una struttura grande, c'erano quei teli bianchi, e non sarei mai riuscito a immaginare, non avrei mai potuto immaginare il tipo di lavoro, la mole di lavoro che si stava svolgendo dietro. E mentre parlavo con lui, la mia mente è andata a quel versetto di Mosè in Ebrei 11, dove dice: per fede Mosè lasciò l'Egitto e rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Il fatto che tu non vedi Dio operare non significa che lui non sta operando. Il fatto che tu non lo veda non significa che non sia neanche. Perché a volte quello che è il nostro problema è che noi non riusciamo a vedere nel mondo spirituale. Noi vediamo soltanto le cose dal punto di vista umano, naturale, carnale, e vediamo soltanto dei teli bianchi e non riusciamo a capire la mole di lavoro che sta succedendo dietro, che sta avanzando giorno e notte dietro. Noi non riusciamo a vedere Dio all'opera a volte nella nostra vita perché abbiamo gli occhi chiusi. Ma il fatto che noi non lo vediamo non significa che Dio non sta operando. Amen. Ed ecco perché la Bibbia ci insegna a pregare: apri i nostri occhi, Signore, illumina i nostri occhi affinché io possa vedere anche quello che non è visibile all'occhio umano. E voglio dirti stasera che se anche tu non stai vedendo le cose, smuoversi, Dio sta operando per te al di dietro di quel velo, di quel velo. Tu non stai vedendo, ma Dio sta operando, e arrivato a un certo punto, arriverà un momento, arriverà un giorno, all'improvviso tutto cambia. Da un momento all'altro Dio opera, Dio lavora nei cuori, Dio sistema le cose, e quando le cose, quando l'intero cade giù e vediamo l'opera d'arte che Dio ha fatto, ci rendiamo conto ancora una volta che Lui è fedele, che la sua benignità dura per sempre, che Lui non ci ha trattato secondo le nostre iniquità o secondo la nostra mancanza di fede. O se Dio dovesse trattarci secondo i nostri scoraggiamenti, o se Dio dovesse trattarci secondo il naso della nostra paura, o quante volte non vediamo le cose operare e diciamo: Signore, ma ti sei dimenticato di me? So che ancora non capita, ma no, ma mi hanno detto che qua non succede. Non avere paura, non avere vergogna di mostrare la tua paura e di dichiarare davanti a Dio: sono senza forze, ma una cosa so, i miei occhi sono su di te. E Dio ti dice: rimani fermo nella tua posizione, perché questa battaglia non è tua, non dovrai combattere, tu vedrai la liberazione di Dio per la tua vita. Semplicemente mantieni il tuo cuore puro e non permettere che questa battaglia cruenta possa imbruttire la tua anima e l'attitudine del tuo cuore. Non permettere che questa situazione possa sporcare la tua attitudine. Io voglio che tu stasera dichiari insieme a me: io non permetterò a questa circostanza di sporcare la mia anima. Amen. Io non permetterò a queste persone di deviare il mio cuore. Io non permetterò a queste persone di rovinare il mio rapporto personale con te. Io decido oggi nel mio cuore di perdonare, decido oggi di benedire e decido di rimanere fermo, perché io so che la tua causa è la mia causa, è nelle tue mani. Io non so cosa succederà,
non so come tu lo farai, non so quando lo farai, non so di chi ti servirai, ma una cosa sola, di questo ne sono sicuro e ne sono certo al 100%, che tu adempirai le tue promesse nella mia vita, e io decido di credere e io vedrò la tua gloria nel nome di Gesù. Non voglio il male dei miei nemici, li voglio benedire stasera, ma questa causa si deve risolvere. Amen. Per la gloria tua, non per la gloria mia, ma per la tua gloria. Amen. Allora stasera possiamo dichiarare le nostre paure e lasciarle a piedi del Signore stasera. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, dice il Signore, e io vi darò riposo. Amen. Alziamoci. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò riposo. Alleluia. Venite a me. Questa sera non cercare nuove strategie. Non cercare domani, allora farò questo, domani mando questa lettera, domani faccio questo messaggio, domani non fare niente. Non fare niente. Azzera ogni decisione della tua vita e ricevi sapienza da parte del Padre tuo che è nel cielo, e lui ti guiderà e tu sarai scioccato nel vedere la liberazione del tuo Dio. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dai. Grazie Spirito Santo, grazie Spirito Santo. Possiamo alzare le nostre mani in segno di arresa. Stasera non è semplicemente una riunione, stasera veramente ci può essere un cambiamento radicale e totale nella situazione che tu stai vivendo. E se stasera tu prendi questa decisione, spero con tutto il cuore che tu lo faccia, domani non cambiare niente. Yeah.
non come qualcosa di automatico, ma da stasera prenditi l'impegno a lodare Dio realmente con tutto il cuore. La Bibbia ci insegna una cosa, ci dice di ringraziare Dio non per ogni cosa, perché ci sono cose per le quali noi non possiamo ringraziare Dio. Noi non possiamo ringraziare Dio per la malattia, perché la malattia non è la sua volontà. Non possiamo ringraziare Dio per la povertà. Non possiamo ringraziare Dio per quello che il diavolo fa. Ma la Bibbia dice, in ogni cosa ringraziare Dio. Non possiamo ringraziare Dio nella malattia, durante questo momento. Durante questo momento di difficoltà, di necessità, possiamo fare quello che Davide disse: io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Allora, come disse il profeta a Giosafat, a tutto il popolo di Giuda, da domani, quando uscite in battaglia, uscite cantando. Perché mentre voi celebrerete Dio per la sua benignità, per la sua bontà, per il suo amore, Lui si prenderà cura dei vostri nemici. Questa è la rivelazione del Padre per la nostra vita. Il nostro Padre si prende cura di noi. Mentre noi siamo lì, immersi, rapiti, conquistati dalla sua bellezza, dal suo amore, non abbiamo il tempo di occuparci di altro. La nostra visuale è rapita ed è catturata dalla sua bellezza, dalla sua maestà. Smetteremo di concentrarci sui problemi e cominceremo a concentrarci su colui che risolve i problemi. Smetteremo di magnificare il nemico e cominceremo a rendere grande colui che ci ha dato l'autorità sopra di noi. Amen. Quando noi siamo concentrati su di Lui, non abbiamo tempo per pensare ad altro. E Dio ci sta dicendo: questa battaglia è la mia, non è la vostra. Adoratemi, lodatemi. Non perché Dio ha bisogno di essere adorato, comprendiamoci, che Dio non ha bisogno di nulla. Ma l'adorazione fa bene a noi, non fa bene a Dio. La lode fa bene a noi, non a Lui. Lui non ha bisogno di essere adorato. Non è un narcisista, non ha bisogno, non soffre di identità. Dio non ha problemi con la sua identità. Se Lui ci dice di lodarlo, di adorarlo, è perché questo fa bene a noi, perché ci mantiene concentrati su di Lui e non più sul problema. E noi e tu vedrai la liberazione di Dio nella tua vita. Quindi prenditi l'impegno, prendiamoci l'impegno a lodarlo di più, ad esaltarlo di più, a parlare meno dei problemi, ma a parlare di più di colui che risolve i problemi, di colui che si prende cura dei nostri problemi, di colui che ha in mano la nostra causa. E quando usciremo, vedremo la liberazione del nostro Dio, e non solo vedremo la disfatta dei nostri nemici, ma vedremo anche una benedizione che non ci aspettavamo, una benedizione particolare che non ci aspettavamo in più. Amen. Dio è degno di essere lodato. C'è un versetto, un salmo, che dice: è conveniente lodarlo. È conveniente lodare il nostro Dio. Dillo alla persona accanto a te: è conveniente. Prendi le mani della persona che ti sta accanto. Prendi le mani della persona che ti sta accanto. Guardalo negli occhi e diglielo: Dio farà.
domani sera non prendetevi impegni dopo la riunione. Domani sera avremo un tempo di ministrazione, di preghiera per tutte le persone che hanno bisogno, ok? Domani sera sarà un tempo molto particolare, magari faremo una volta un po' più corta, avremo spazio per una volta di predicare, perché sera avremo una parola straordinaria, ma poi alla fine ministreremo, quindi venite preparati, venite senza impegni dopo, ok? Dio ci benedica, buona serata, lascio la parola a Dio. Una volta qualcuno aveva detto: non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi, ma di ai tuoi problemi quanto è grande Dio. Quanto è grande Dio. Allora ci permette di non farci coinvolgere nella nostra mente e davvero parlando dei problemi, impariamo davvero da questo. Cerchiamo davvero, una volta raccontato il fatto, perché va condiviso, questo è anche importante, condividerlo, ma lasciamo proprio che tutto quanto venga risolto a un altro livello. Alleluia, vedo che tutti hanno voglia di andare a dormire stasera. Era solo un saluto, ragazzi. Non continuiamo, perché domani la giornata è bella, piena e intensa. Continuiamo a lodare il Signore, come io prima di addormentarmi dico sempre: Signore, la mia mente dorme, ma il mio spirito è vigile e sa che continuerà a lodarti e benedirti tutta la notte. Io non voglio avere disturbi durante la notte, perché voglio stare con te, e quindi ordino proprio il mio spirito di continuare a lodare Dio. E se volete prendere questa condivisione, ve la passo, ed è veramente il modo di passare le notti serene quando i problemi cercano di schiacciarci. Quindi ringraziamo sempre il Signore, sempre lode, 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 lode. Alleluia. Puoi chiudere, grazie a Dio.